L'incertezza politica ha causato un deterioramento del mercato obbligazionario in Italia, secondo la Banca Centrale Europea. Il segretario del PD, Pierluigi Bersani, nega un patto post-elettorale con Monti e fa marcia indietro sulla patrimoniale. L'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, cerca la sospensione dei processi. Il capo del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, evita la televisione a favore dei comizi nelle piazze. E intanto la Banca d'Italia peggiora le stime di recessione per il 2013 fino ad una contrazione del PIL dell'1%. Di crisi ed elezioni parliamo in questo video con Stefano Cordero di Montezemolo. Stefano è economista, docente di finanza strategica e di strategia di impresa in collegamento internet da Milano. Ciao Stefano, e bentornato a Vacanza. Ciao Luciano, ciao. Dunque, l'incertezza politica in Italia ha causato una fuoriuscita di capitali tra la fine di novembre 2012 e il 9 gennaio del 2013, mentre i rendimenti delle obbligazioni dei paesi con la valutazione massima di AAA sono rimasti vicini ai minimi storici. Lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile di gennaio. Ed in effetti, Stefano, il 10 dicembre i rendimenti del BTP decennale segnarono il rialzo più forte dal mese di agosto dopo l'annuncio delle dimissioni di Monti a causa del ritiro del supporto del partito di Berlusconi. La Banca Centrale Europea scrive qualcosa di cui tutti siamo coscienti: l'Italia è a rischio incertezza politica, ma evidentemente questo è un motivo di preoccupazione anche per la Banca Centrale Europea e per l'Europa. Sì. Adesso io non starei tanto a guardare i movimenti, diciamo, marginali dei rendimenti. Certamente il flusso dei capitali è un dato importante, testimonia ovviamente il maggiore o minore interesse che ci può essere a tenere i capitali impiegati in Italia. Quello mi sembra più significativo. Il dato di fondo è che chiaramente gli osservatori internazionali e gli stessi operatori italiani guardano con grande attenzione a quello che potrà succedere dalle elezioni. Questo è un passaggio importante. La campagna elettorale, per così come si sta manifestando, uso un'espressione un po' forte, ma spero che tutti la capiscano nel senso reale del termine, sembra un po', una campagna fra pugili suonati, cioè nel senso che si vedono tutta una serie di comportamenti che dimostrano o la reiterazione di slogan e posizioni già viste, riviste nel passato e che vengono usate strumentalmente in campagna elettorale, o un ondeggiamento che è assolutamente inaccettabile, insomma. Beh, comunque Stefano, io una occhiatina almeno gliela darei al rendimento del BTP decennale, che cala di 4 punti base oggi venerdì 18 gennaio fino al 4,14%. Alla resa dei conti, insomma, sono, come dire, livelli che potremmo definire soddisfacenti in questo periodo. È comunque un calo di 67 punti base, lo 0,67% dal 4,82% del giorno delle dimissioni di Monti. Cosa significa questo calo secondo te, Stefano? C'è un retroscena elettorale? Forse la presenza di Monti nella corsa elettorale rappresenta un elemento di sicurezza e affidabilità per i mercati, oppure è sempre il piano Draghi che comanda sulle obbligazioni? No, fai bene a osservare l'andamento del tasso di rendimento. Io mi riferivo semplicemente al fatto che sono dati parziali. La linea di tendenza innegabilmente è quella che c'è stata una sistematica contrazione dello spread da alcuni mesi a questa parte. Certamente, diciamo che gli operatori internazionali vederebbero meglio una leadership di Monti per il dopo elezioni. Sì, secondo me c'è una situazione di contesto. I segnali dalla Francia sono sempre più preoccupanti e quindi, come tu ben sai, i mercati finanziari sono dei vasi comunicanti e quindi i flussi si spostano in considerazione del fatto che i rischi non rimangono stabili nel tempo. E da questo punto di vista, quello che in Italia è stato fatto si è dimostrato, insomma, in qualche modo che almeno alcune forze politiche, che presumibilmente saranno quelle che avranno la maggioranza nel loro complesso nel prossimo Parlamento, possano proseguire una linea di azione finanziaria che è quella sperabile per alcuni osservatori internazionali. Resta da vedere se questo però poi fa così bene all'economia, perché i dati dell'economia reale sono veramente preoccupanti.
Vediamo un po' che succede in politica. Intanto i sondaggi rilasciati appunto in vista delle elezioni del 24 e del 25 febbraio segnalano che la coalizione capeggiata dal Partito Democratico potrebbe vincere la maggioranza alla Camera, mentre potrebbe arrivare un po' corta al Senato. Questo risultato evidentemente metterebbe insomma sul tavolo la possibilità di raggiungere un accordo fra il PD e il blocco di Monti. Nei giorni scorsi la stampa italiana ha parlato di un'intesa post-elettorale tra Bersani e Monti, un patto che oggi invece è stato smentito da Bersani. Eppure sembra un'alleanza che tra PD, appunto i cosiddetti centristi, potrebbe essere in qualche modo forzata, almeno al Senato. Ma obiettivamente i comportamenti di Bersani degli ultimi tempi e anche questo tentativo degli ultimi giorni di dimostrare una grande sicurezza sul risultato finale lasciano intendere che i segnali che il PD sta ricevendo sono quelli che il rischio di non riuscire a vincere bene le elezioni sia molto forte. D'altra parte, la ripresa di consenso, almeno dal punto di vista dei sondaggi di Berlusconi e del centrodestra nel suo complesso, renderà a rischio alcune regioni chiave per la maggioranza al Senato. Da questo punto di vista sembra sempre di più questa legge elettorale un nonsenso, perché diciamocela tutta, sarebbe anche singolare che un partito o anche una coalizione che rappresenta sì e no il 35%, poco più dell'elettorato italiano, possa avere la maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato. Questo, co come capisci, in una fase così drammatica, così importante, dove bisogna fare delle riforme strutturali profonde del Paese, non è pensabile che possa governare qualcuno che è poco più di un terzo dell'elettorato nel suo complesso. Quindi sì, è possibile che ci sia un'alleanza tra Monti e Bersani, cioè tra il PD e il movimento di Monti dopo le elezioni, però stiamo attenti perché anche lì ci troveremo di fronte ad un aggregato che nel suo complesso non avrebbe, o forse poco più, del 50% dei consensi. E indubbiamente questo è un paese che avrebbe bisogno di grandi riforme anche costituzionali. La cosa, se mi è consentito, poi chiudo su questo, diciamo, punto, è che nessuno in campagna elettorale seriamente pone all'attenzione la necessità di mettere mano ad un'assemblea costituente, non un organismo parlamentare, ma una vera e propria assemblea costituente, e forse sarebbe il momento di farlo. Cosa ne pensi della patrimoniale? Andrebbe fatta o non andrebbe fatta? Bersani il 7 gennaio parlava appunto di una eventuale patrimoniale, oggi dice non sono Robespierre e la patrimoniale non si fa. Entra Vendola e dice no, la patrimoniale non si tocca. Questo è giusto per sottolineare quanto accade fra gli alleati del partito di Bersani. Che dici? Luciano, allora, qui ci sono alcuni punti che vanno chiariti. Patrimoniale, indubbiamente il nostro paese è quello che ha una struttura fiscale dove rispetto ai suoi comparables internazionali la dimensione della patrimoniale è la più bassa rispetto ad altre forme di fiscalità. Quindi teoricamente ci sarebbe qualche ragione per giustificare un intervento di tipo patrimoniale. Rimane il fatto che una cosa di questo genere richiederebbe un'armonizzazione della fiscalità, non solo in Italia, perché richiederebbe una vera riforma fiscale che a questo punto stabilisca i criteri, i principi fondamentali che devono determinare la fiscalità nel nostro paese, ma anche nel resto in confronto al resto dell'Europa, perché un paese che ha bisogno di rilanciarsi seriamente come il nostro non può mettere a rischio la possibilità di attrarre capitali, perché se non si fanno investimenti e se non si induce quindi la gente ad impiegare i capitali in forme di investimento più rischioso, è ovvio che il paese rischia di avvitarsi definitivamente. Però, se mi è consentito un inciso, perché dentro alla patrimoniale ovviamente si include anche l'IMU, giustamente, perché ovviamente tocca un bene patrimoniale. Su questo c'è una tale dibattito di una mediocrità e proprio di una mancanza di fundamentals dell'economia che è imbarazzante. Cioè, l'IMU, secondo me,
è giustificata. Non è giustificata l'intensità dell'IMU e la distribuzione dell'IMU. Su questo posso essere d'accordo, ma che ci sia una tassazione graduata, misurata sulla casa è giusto perché risponde ai principi fondamentali, cioè la casa è un bene sì privato, ma che tocca tutta una serie di servizi e di incidenze di tipo pubblico, cioè ha degli effetti sulle risorse pubbliche che giustificatamente può essere tassata. Quindi anche l'idea di dire non tassiamo la prima casa è proprio una forma di campagna elettorale, di lisciare il pelo all'elettorato, ma non ha nessun senso dal punto di vista dei principi fondamentali, anche di libertà e di senso della comunità che una società deve avere. E a proposito di giustizia, Silvio Berlusconi, oltre a imperversare su tutti i possibili media italiani, cerca di sospendere i suoi processi per il periodo elettorale. Alcuni riescono, come il processo sul nastro Fassina consorte, che il rinvio viene accettato, non viene accettato nel processo Ruby, non viene accettato in quello Mediaset, però i giudici dicono la sentenza sarà emessa dopo le elezioni. Sì, allora vabbè, con Berlusconi siamo alle solite, e chiaramente con uno che si è trovato coinvolto in tante vicende giudiziarie il timing non può essere mica pianificato, perché in qualsiasi momento dell'anno fossero state le elezioni probabilmente ci sarebbe stata qualche questione giudiziaria aperta. Però obiettivamente mi sembra singolare che l'unica vicenda dove gli viene concesso il rinvio è quella del nastro di Fassina e consorte, che guarda caso avrebbe ritirato fuori una vicenda quantomeno spinosa che non riguarda solamente la questione di Berlusconi che si è ascoltato il nastro registrato, ma anche dei soggetti che erano dentro al nastro registrato, cioè i vertici del PDS di allora e consorte capo dell'Unipol che tentavano la scalata alla BNL e che dal mio punto di vista in quella vicenda particolare hanno dato vita ad un fatto che secondo me obiettivamente era un utilizzo improprio di informazioni riservate, che per società quotate è chiaramente una cosa grave, che poi dopo siano state utilizzate o meno, ma comunque quella vicenda è dal punto di vista della correttezza, dell'eticità, soprattutto per partiti che rivendicano sempre una moralità diversa dagli altri, quantomeno opinabile. Fa bene Grillo a non andare in televisione, secondo te, Stefano? Dice appunto: io in televisione non vado, alla campagna elettorale si fa nelle piazze, si fa con i comizi. Lo dice di fronte a 2000 fan di Grillo a Chieti e si autodefinisce populista. Più volte Grillo incita coloro che stanno ad ascoltare il comizio dicendo: oh, siamo populisti, insomma, il largo uso che forse i politici e i media fanno del termine populismo forse contribuisce a diffondere un'accettazione fondamentalmente priva di significato della parola. Sì, ho visto anche che negli ultimi giorni si è ritirato fuori il termine fascista, o anche in precedenza, no? È stato associato a Grillo o a qualchedun altro, detto da chi forse per tradizione, per quello in cui ha creduto come movimento politico, sarebbe sempre meglio non fare mai, perché insomma non credo che ci siano i titoli per poterlo fare, e per un liberale come me che non ha mai creduto né a un estremo né all'altro è sempre un po' fastidioso vedere l'uso improprio di queste parole. Per quanto riguarda la strategia di Grillo, mi sembra che sia coerente con quello che lui ha sempre fatto e mi sembra coerente con quello che lui è, cioè per chi vede Grillo e lo vede in qualche spezzone di suoi comizi, di suoi interventi, Grillo si esprime al massimo in quel tipo di ambiente. Francamente farei fatica a vedere Grillo con quel suo tipo di comunicazione, anche corporea oltre che verbale, nell'ambito di uno studio televisivo. Ovviamente perderebbe gran parte di quella carica che lui riesce a esprimere, che è una carica sì populista, certamente, però dobbiamo sapere che se siamo arrivati a questo punto in cui una parte dell'elettorato è sensibile a questi messaggi e a questo tipo di comunicazione è perché c'è una forma di esasperazione molto forte e c'è un declino sempre maggiore della classe politica cosiddetta istituzionale che non è più in grado di entrare in sintonia con una parte dell'elettorato.
Comunque, ecco, credo che siamo passati, sebbene ovviamente molto rapidamente, dai maggiori protagonisti della campagna elettorale. Il supporto pubblico per il Partito Democratico di Pierluigi Bersani intanto diminuisce al 37,4%, era il 40,3% a dicembre, secondo un sondaggio del 14 gennaio dell'Istituto EMG. Il blocco di Berlusconi invece aumenta fino al 27,9% dal 25%. 3%, mentre Monti e i suoi alleati guadagnano fino al 14,8% dal 9,9% di un mese fa e anche Grillo è intorno al 16-17% in ribasso da quel 22% che aveva mesi fa. Dunque, ecco, i protagonisti, immaginiamo, della campagna elettorale, insomma, sono questi. Io credo che in effetti è probabile che si arriverà ad una forma di ingovernabilità vera, se non altro anche perché il fronte progressista ha dentro di sé forti contraddizioni. Il gioco di Berlusconi mi sembra chiaro, che è quello di rivitalizzare una parte del suo elettorato, di arrivare ad avere una massa critica che porti ad avere un Parlamento che probabilmente consentirà a Monti e a Bersani di poter governare. Però che spingerà a dover trovare qualche stanza di compensazione che io ritengo debba essere un'assemblea costituente o qualcosa di molto simile a questo, e Berlusconi a quel punto rientrare un po' nel gioco spendendosi come qualcuno che partecipa a una forma di cambiamento e di riassetto istituzionale anche se non è più dentro alle stanze del governo. Quanto sia importante la solidità e soprattutto l'operato del prossimo governo, ce lo ricorda oggi la Banca d'Italia. La stima del bollettino economico della Banca d'Italia per l'anno in corso peggiora da meno 0,2% a un punto percentuale la recessione. La ripresa, dice la Banca d'Italia, ci sarà solo dal secondo semestre. Il 2012 intanto si chiude con un PIL a meno 2,1%. Nel 2014 dovrebbe fare il passaggio in positivo, con un più 0,7%. Sul fronte del lavoro, la Banca d'Italia dice che il tasso di disoccupazione aumenterà, toccando il 12% nel 2014. L'inflazione invece sotto il 2% nel biennio. Allora, sì, l'economia reale, se accennato prima, è in una situazione drammatica. I segnali sono evidenti, dal punto di vista della produzione industriale, anche alla fine del 2012 abbiamo avuto un'ulteriore contrazione per, mi sembra, oltre il 3%, quindi un dato inquietante. Non si vedono all'orizzonte segnali veri. Il famoso piano per lo sviluppo economico del governo Monti è stato francamente molto mediocre. L'unico dato positivo sembrerebbe che sia stato quello di un migliore utilizzo dei fondi strutturali provenienti dall'Europa che in alcune zone del paese sono stati impiegati meglio, ma chiaramente queste cose potrebbero avere degli effetti solamente più avanti e quindi giustificatamente ben oltre il 2013. Il dato però è questo, ricordiamoci una cosa, e questo va detto da economista perché nel dibattito molto spesso queste cose si perdono, che si può creare nuova occupazione solo se c'è un tasso di crescita stabilmente oltre il 2% del prodotto interno lordo. Quindi quando sentiamo quei dati, che anche ci sarà una ripresa nel 2014 relativamente positiva, e speriamo che sia così, perché obiettivamente l'anno scorso, come tu ben sai, io anticipavo a inizio anno che sarebbe stata meno 2% e oltre, quando ancora si diceva meno 1%. Il paese non può pensare di ricreare delle condizioni di occupazione favorevole se non ritornerà ad avere quei tassi di crescita. E la domanda è come si riesce a fare questo? E questo è il grande punto su cui obiettivamente in campagna elettorale si sentono tante chiacchiere, ma nessun vero piano di medio-lungo termine capace di saper incidere su questi aspetti. C'è da ricordare anche che l'occupazione è uno dei dati ritardatari, no? L'occupazione si migliora dopo che
ci sono dei segni di miglioramento dell'economia. Certo. Certo. Stefano Cordero di Montezemolo, economista, docente di finanza strategica e di strategia di impresa, in collegamento da Milano. Grazie Stefano, a voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie Lucio.